Nel cuore di un polo industriale che non esiste più. La visita di Antonio Ingroia, candidato premier di Rivoluzione Civile, inizia tra i lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera. Tra quelle migliaia di operai specializzati in cassa integrazione, i colleghi di Nicoletta Zago, la passionaria delle notti sulla torcia, per rivendicare il suo diritto al lavoro, ora in lista con il magistrato palermitano in aspettativa. E la ricetta che propone aiuterebbe, dice, anche Porto Marghera. La nostra ricetta è molto semplice. Noi riteniamo che impresa e lavoro debbano essere le priorità. Il sistema delle banche e dell'alta finanza internazionale e nazionale, rispetto al quale i grandi gruppi imprenditoriali, rispetto al quale Berlusconi e Monti sono stati serventi, vanno invece considerati tutt'altro che prioritari. Per esemplificare, da una parte recuperare i fondi soprattutto dall'economia dell'illegalità di una casta corrotta che fa gli affari con la mafia e che evade le tasse, quindi noi vogliamo confiscare i patrimoni dei mafiosi, dei complici dei mafiosi, dei corrotti, dei grandi evasori fiscali e metterli a disposizione delle imprese virtuose, dell'economia della legalità, costituire un fondo che sia gestito però non dal sistema bancario privato che fa speculazione, ma sia gestito da un istituto pubblico di credito, nel quale confluiscono anche i fondi che arrivano dall'Europa, dalla Banca Centrale Europea al tasso dell'1% e che in genere le banche private mettono in circolo a tassi proibitivi del 10, 11, 12% e invece questo denaro, questo fiume di denaro che arriva al tasso dell'1% mettono a disposizione delle imprese che presentano un piano di investimento, un piano di occupazione al tasso del 2%. A patto che le imprese producano in Italia. Altro punto, la patrimoniale. Una patrimoniale che sia soltanto per i patrimoni dei super ricchi, perché fino ad oggi anche il sistema tributario è un sistema tributario iniquo che sta facendo pagare le tasse sempre a chi ha pagato la crisi. Noi vogliamo invece che paghino le tasse soprattutto a chi non le ha mai pagate, evasori fiscali e super ricchi. Tra le proposte anche quella di una legge che faccia scegliere ai lavoratori, anche quelli non iscritti al sindacato, il proprio contratto e l'alleggerimento delle pene per i consumatori di droghe leggere, un provvedimento sfolla carceri. E c'è ancora una possibilità per l'alleanza con Bersani. È che ci sia una svolta di Bersani che non mi sembra però di vedere, e cioè che abbandoni definitivamente il sostegno a Monti, alle politiche di Monti che ci hanno portato a questo disastro.